Mario-san. Beh, sapete cosa? È già meglio dell'anime di Wano. Questa... questa parte. La coda è tornata. Equipaggiala per prendere colpi di coda ai nemici vicini. No, è offensiva questa volta. Non difensiva. Beh, ha senso, i tanuki sono giapponesi, quindi Mario Tanuki. Trovare le code qui. Il castello sorge alla fine del viale principale del parco. Vi imploriamo, liberate il personale dal maniero! Entro oggi, se possibile, vorrei fare qualcosa di divertente prima che il sole tramonti. Forse il sole sta tramontando. E tipo ci sarà un livello tutto di notte. Il personale è stato rapito. Il parco è stato occupato. Che bizzarro scherzo del destino. Secondo me ci sono ancora chance che sia tutta una montatura, però... Ora arriva Queen e Lethal si ricrede. Guarda, hanno presentato Queen, era una parte simpatica, ma nell'insieme è abbastanza barboso. Oh shit. La cricca. La cricca degli Sniffit. Sniffit-o-kun! Maledetti. Ci sarà la tuta rana? Chi lo sa? No, oh, c'è un ventaglio Toad. Mario, wow! Sono un tuo grande fan! Cerca di avere sempre un fungo one-up nel tuo inventario! Ti fa ritornare in gioco quando perdi tutti i PV in una battaglia! È un oggetto indispensabile se stai per affrontare un nemico bello tosto! Questo è il livello preferito di Andy. Sicuro. Sporchi servi del shogunato! Non avrete mai la principessa Olivia e Bakuhatsu-kun. È cambiata la musica di nuovo? Ora è più giapponese. Forse troppo, ok. Oh god. Ok. Penso di preferire la versione base. Cioè la versione del Monte Autunno. A questa. A primo impatto. Questo è troppo shamisen. Ok, diamogli il martello lucente. Bop! Olivia Hime. Traditori! Mi sono pure Koopa qua. Oh boy.
Cioè, mi serve l'aiuto del pubblico qua. Ok. No, ah fuck, dovevo annullare. Vabbè. E dai, usiamo. Usiamo il blocco POW? Dai, fuck it, per provare. Oh. Ok. 12 a tutti è abbastanza potente. E li disabilita. Beh, dai, subito 0 danni. È andata. Potente il POW? Utile, ma non... Potrebbe essere una nuova punizione. Usare un POW quando non riesco a risolvere un puzzle. Oh my god. Ok, dojo occhi di falco, studio foto in costume, torre di guardia, casa enigmistica, teatro shogun, casa dei tranelli, labirinto dei ninja, l'angolo di Caterina. La Caterina di Color Splash? Degustare in eleganza, sala da tè al tubo verde e negozio di souvenir. Ok. Esci di qui. Convenienza, cortesia, qualità, eccetera, eccetera. Vendo la mia merce davanti al negozio di souvenir. I commessi del negozio mi odiano quando lo faccio. Sacchetto di petali, 5000. Trasforma i tuoi coriandoli in petali di fiori di ciliegia. È una roba solo estetica. No, magari può servire. Magari servirà per qualcosa. Al momento non mi serve. Però vedremo. Magari tipo a un certo punto arriva a un posto dove non funzionano quelle normali. Se no è una skin per i coriandoli. Cioè, anche negli altri Paper Mario c'erano le tessere solo estetiche. Quindi, boh. Allora, lì è bloccato dall'altro lato. Uno di questi cuscini è un Toad. Sei un Toad. Oh! Ehi, Micio. Mi stavo solo facendo un pisolino un po' felino. Non badare a me. Sento un brivido felino che mi scende dentro il tè. Oh yeah. Uff, a me dispiaceva essere un gatto. Se la passano proprio bene quelle palle di pelo. Eh già, bella la vita da gatto. Io l'ho comprato subito. Lettalo alle cuffie, please. Ehi, hey, gli altri si sono sorbiti lo stream di ieri. Dico solo Sekiro e vado via. Bye, Panda. Fosse così Sekiro lo giocherei. Bobby-san. Abbiamo un ladro. O un trombatore di comodine.
Ehi ragazzi, come va? Fiu, mi sono preso uno Zabuton giusto in tempo! Zabuton? Non sono nipofnofilo abbastanza, credo. È il nome del cuscino, Zabuton? Cosa? Mi hanno di nuovo sfidato lo Zabuton preferito da sotto gli occhi! È una parola del cacchio. Inventata. Stiamo giocando al gioco della sedia con i nostri Zabuton! Ah no. Sono cuscini tradizionali che si usano per sedersi sul tatame. Ok, non è inventata. Santo cielo. Dove può essere il tuo Zabuton? Era una stupida parola. Sotto il tatami? No, vabbè. Beh, mi spiace. Non vedo uno Zabuton. Ops. E il fiorellino? Ho sentito che al dojo Occhio di Falco qui dietro si vincono grandi premi. Però mi piacerebbe che fosse gestito da qualcuno un po' più attivo. Che cos'è? Chi è che lo gestisce? Mi ricordo un Thwomp col trucco Kabuki in faccia. Magari è lui che lo gestisce. Oppure è tipo un Tartos morto. Uno alla volta, così posso sconfiggerli in un colpo. Stolto! Non potrei mai battere la mia tecnica segreta, Hammer of the Gods. Kamino Hammer. Cosa ne pensi di questo nuovo Paper Mario? Non lo so ancora. Ha il peggior minigioco della serie finora, questo sì. Sto sorvegliando quest'area senza muovere un muscolo. Non scapperò, ma è una FIFA nera. Non prendi petali di ciliegio? No. Non ho abbastanza soldi per essere tranquillo. Le prenderò poi. Non sono essenziali. Sala da tè? Raffinata sala da tè al tubo verde. Si servono anche altre bevande. Sarà legata alla... Ok, qui c'è un catenaccio. Chi parlava di un catenaccio? C'era qualcuno che parlava di un mostro che era arrivato. Non mi ricordo più chi, però. Cane versus cane. Ehi là. I compagni ci sono sul serio, quindi? Sì, ma non come te li aspetti. Bobby qui è un compagno di viaggi, ma non è un compagno... Non aiuta con niente, circa. E in battaglia fa ben poco. Il labirinto dei ninja può sembrare uno spasso, ma scommetto che là dentro ci sono dei cattivoni pronti a combattere. Lo sai che premendo più puoi equipaggi... Va, fa un bagno, va. Thank you.
È un tipo timido cannucciato? O sta... sta suonando qualcosa? Non vedo bene. Forse... Ah no, sta facendo il tè. Non vedo bene. Sembra un po' una cannuccia da lontano, ma... Oh, nice. Secondo me quello là avrebbe la vita molto più facile se usasse un biberon. Oh sì, mi sa che è una cannuccia. Oh man. Riferimenti a Color Splash? Salve. I bicchieri qua sono tutti bassi e piatti. Come si fa a bere da bicchieri del genere? Meno male che è qui con la... Che qui con me ho la mia cannuccia, te la presto se vuoi. Magari è meglio se la pulisci prima di usarla. Ok. Serve per bere, magari lo vuole qualcuno. Sai, visto che siamo nel villaggio ninja, mi aspetterei che potremmo usarlo sott'acqua per respirare. Ma... in acqua non ci andiamo molto spesso. Questo tè è amarissimo. Avrei dovuto prendere un'aranciata. Sono d'accordo, man. Fuck il tè verde. Biglietto, prego. È solo per i primi grossi, mi sa. Castagne! Whee! E là da sono ricci di castagne, ma vabbè. Ehi, Loredan. Se si è iscritto qualcuno questi due giorni al canale, mi spiace di non averlo visto, che non guardo così spesso la chat adesso. Chissà perché Ninja Land si chiama così. Ancora non lo so, ma appena lo avrò capito te lo... l'hai capita, vero? Ok, vieni qua, fagiolo. Bow, bow, bow! Ah, sei tu, Mario! Ottimo tempismo, ho appena visto qualcosa che mi ha fatto venire la pelle di cane, cioè Doka! Un tizio vestito di verde è entrato nel labirinto dei ninja laggiù! Non può essere Luigi. Luigi non è qui la chiave! Sembrava molto interessato! Ci deve essere qualcosa di bollo là dentro, di bello! Santo cielo. Un tipo vestito di... un tipo vestito di verde. Mi chiedo che possa mai essere. Luigi, Luigi sei... Luigi vuoi essere un samurai? L'angolo di Caterina. Mi sa che è davvero la Caterina di Color Splash. Ossi 100 denari. Cioè, non è vero perché non ha il fiocco, però un riferimento lo è, credo. Caterina, nota del custode. Al momento siamo a corto dei suoi ossi preferiti. Non avvicinarsi se non si è provvisti di ossi. Sai cosa, Ben? Nice. Se Mario fosse capace con gli origami, potrebbe trasformare la cannuccia in un osso di carta. Tranquillamente. Beh, che mi fa? Mi fa male? Ah, che paura! Come può qualcosa di così tondo e carino fare tanta paura? No, non posso nemmeno andare là dietro. E se completo il percorso in barba a te?
Yeah, fuck you, Caterina, o come ti chiami? Yes! Monete sprecate, baby! Ok. Ok, allora, ho visto che si può andare di qua per il tiro al bersaglio, quindi cominciamo ad andare di qua. Beh, occhio di falco, ma immagino sia un tiro al bersaglio. Cioè, il bersaglio qua sopra. E c'è conficcato un Todd. Un Todd Shuriken. Sto cominciando a pensare, cioè, a chiedermi dove entrerà in gioco l'amnesia di sta bomba. O se è solo una cacchiata. Se sarà solo letteralmente, arriviamo a una parete crepata e Bobby dice: "Oh Dio, questo è il mio scopo nella vita", esplode, fine. Però non so. Il tipo che gestisce il dojo Occhio di Falco non c'è mai. Che si sia nascosto di nuovo nella stanza del personale, starà come me, come sempre poltrendo sul lavoro. È un tamburo, no? Beh, lo fa un suono un po' diverso. È un Todd quella cosa? Modalità esperti, record assoluto 99 punti. Todd, record del giorno, punti. Ok, pensavo fosse il gioco di Tris più triste della storia. Ok, finché non c'è il padrone non si gioca qui, eh. Supera la modalità normale per una palla da baseball autografata. Wow, e c'è un trofeo pure là sopra. Quello è un trofeo di Koopa? Ah, sono i due premi. La palla da baseball e il Koopa, ok. Però la palla da baseball non è un trofeo. Quindi sarà un oggetto chiave. Ok, ok. Non posso sbirciare. Sono delle catapulte, tipo. Non posso far niente. Ok, casomai si torna. Mi hai fatto partire Google con il tuo ok. Ok. Ok, Google. Cerca... Cerca... Porcospini sexy. No, Google, no. Tac, ok. Oh god, quella è una trappolissima. Ipertrappola. Ok, lo studio fotografico sono interessato. Cosa si fa? Beh, ci si mette in costume, quindi voglio vedere come si veste Mario. Ok, abbiamo i Ninja Todd. E il Todd. Sei un Todd vero? Sì, è un Todd vero. Ok. Ero venuto a far incorniciare una foto, ma i cornici ci sono finito io. Che storia. Sera la foto triste e basta, man. Che costume scelgo per la foto? Ah, scegliere è così difficile. Spero ci siano costumi carini. Uh,
questo è il Todd del faro. Di Color Splash, il capo della squadra rossa. Sì, sono design generici, ma alla fine li riconosco lo stesso. Sì, spero che si potrà fare una foto, se no non spreco. Oh, aspetta, c'erano degli abiti. Magari uno era un Todd. No, ok. Peach in kimono a Ninja Land. Ma io ci credo che ci sarà casa enigmistica, che ci sarà da che si potranno fare le foto. A differenza di Pokémon, almeno i Paper Mario moderni, se sembra che puoi fare qualcosa, probabilmente la puoi fare. O è una battuta. Grazie! Ah! Grazie per avermi trovato, ma non posso uscire di qui! Ah, oh, stavo dormendo. Ho ancora sonno. È uno scandalo! Ho sacrificato i miei risparmi per un biglietto VIP e ora non posso nemmeno usarli, è una vergogna! Che vergogna! Per altri motivi, te? La mia faccia è terribile, non mi posso mostrare, mi vergogno! Cosa c'è, un Goomba sulla faccia? Cosa è successo? Cosa è successo alla tua faccia? Fuck! Adesso... Ah. Aspetta, magari se rientro è girato. No, ok. No, deve esserci un modo per farlo girare, non so quale. Magari è parte di una side quest. Tipo gli dai qualcosa per pulirsi la faccia? Boh. Ok, vediamo cosa fa sto guscio. Am I dead? Ah no, mi blocca e basta. È vuoto. Devo colpirlo da dietro probabilmente per mandarlo avanti. Ok, Goomba che tengono un Todd in prigione. È densa quest'area, piena di porte e cose da fare. Salve amico, sei dentro il poncio. A volte sento dei passi sul tetto, è di sicuro solo un topo, vero? È un cane, probabilmente. Ecco il biglietto. Prego, onorevoli VIP! La ruota del santuario delle acque. Non so perché, siamo cos'è, al 20° che trovo in uno scrigno e ancora mi sorprende quanto sono stupidi.